Venerdì 11 ottobre al grattacielo della regione si è tenuto l'incontro tra il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani e il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio per parlare dell'impatto economico della frana del Frejus e della chiusura del tunnel del Monte Bianco. Presenti anche il presidente della regione Valle d'Aosta Renzo Testolin, gli assessori regionali Marco Gabusi e Andrea Tronzano, il sindaco di Torino e la città metropolitana Stefano Lorusso e le associazioni di categoria. In videocollegamento l'ambasciatore di Francia in Italia Martin Brans, il viceministro dei trasporti Edoardo Rixi e l'assessore regionale Enrico Bussalino. È emersa la volontà di affrontare con determinazione la questione del collegamento tra Italia e Francia attraverso tutte le vie che oggi sono parzialmente ostruite, quindi sia il Tenda, il Frejus, il Monte Bianco, ma anche quella che è la via d'uscita, il corridoio che passa attraverso Ventimiglia. Il governo comunque farà di tutto per sostenere l'obiettivo. Trasporti più efficienti, più efficaci in tempi rapidi, garantendo sempre la sicurezza e la tutela dell'ambiente. È stata una riunione importante, io voglio ringraziare il Presidente Tajani perché la sua presenza ci ha permesso di mettere intorno al tavolo tutte le istituzioni italiane e francesi per poter riaffermare ancora una volta quella che è la bellezza delle nostre regioni. Ringrazio anche il Presidente della Valle d'Aosta, ma anche la fragilità di quelli che sono i rapporti con la Francia. Abbiamo necessità di interventi contingenti immediati, che sono quelli legati alla riapertura di quello che è il collegamento ordinario. Oggi è stato dato però da parte dell'ambasciatore, che ha letto una nota ufficiale del ministro francese, un cronoprogramma che conferma comunque il loro cambio di passo nell'accelerare al massimo i tempi per la riapertura. Ma al di là di questo aspetto, diciamo, più immediato, c'è questa possibilità e disponibilità di ragionare tra regioni transfrontaliere, tra governi confinanti a quella che per noi è un intervento strategico per il futuro, che è la seconda canna del Bianco.